Oggi su Teku Films montiamo un video musicale. L'ho fatto bene però. Benvenuti su Teku Films, il canale che rende il videomaking accessibile a tutti. Un video musicale, che sia di una cover della vostra band preferita oppure del vostro primo inedito, è semplicemente una bella accoppiata tra video e musica. E fin qui non è una gran sorpresa. La sorpresa invece è che montarne uno non è poi così difficile come possa sembrare. Qui arrivi in aiuto Filmora 9, lo sponsor di oggi e di questa miniserie che ci accompagnerà durante le prossime settimane. Nonché uno dei migliori software per montare video di cui tante volte abbiamo consigliato l'uso. Quando realizziamo un video musicale possiamo seguire due stili di riprese. Uno sono i playback delle singole parti, immaginate il solista mentre canta, più le chitarre, le batterie e in generale i musicisti mentre fanno il loro. Altrimenti l'alternativa è dimenticarsi completamente della sincronia tra audio e video e mettere in fila una serie di clip atti a realizzare un vero e proprio storytelling visuale, dato che solitamente nei videoclip musicali non resta quasi mai spazio per parti dialogate oppure battute tra eventuali attori. Iniziamo però con il primo metodo, quello dei playback. Per iniziare ci servono le singole clip dei vari strumenti, uno alla volta, ogni take, sempre con la musica originale in sottofondo mentre facciamo le riprese, che servirà sia come riferimento per chi suona per poter andare a tempo e successivamente in post per poter sincronizzare tutto. A questo punto importo dei clip dentro Filmora 9 insieme all'audio MP3 o Wave del brano, registrato a parte prima, che abbiamo utilizzato appunto come riferimento per girare queste scene. Impiliamo quindi in timeline le tre clip video e la traccia audio. Ovviamente voi potete essere liberi di registrare quante clip video preferite per arricchire alla fine il vostro video musicale con angoli e punti di vista differenti. Adesso è il momento di sincronizzare video e audio. Io preferisco ora scollegare le tracce audio dalle mie tre take per poi allinearle tra loro. Quindi su ogni clip, tasto destro, scollega audio oppure da tastiera, CTRL più SHIFT più D. A questo punto, guardando la forma dell'onda audio, le faccio collimare tutte insieme con il file MP3 registrato a parte di riferimento di cui insomma abbiamo parlato prima. Ora che tutto è bello e accuratamente sincronizzato, possiamo anche cancellare le tracce audio che erano state registrate con il video, perché non ci servono più, in quanto utilizzeremo soltanto il famoso MP3. Prima di iniziare a tagliuzzare le clip, dobbiamo disattivare però la funzione montaggio con scarto automatico, cliccando su questa icona a sinistra, altrimenti a ogni taglio la clip automaticamente andrà ad attaccarsi a quella che viene prima, vanificando il nostro lavoro fatto prima per sincronizzare tutto. Adesso finalmente possiamo iniziare il vero lavoro creativo, scegliendo gli angoli e montando il nostro video. Non c'è un metodo giusto e uno sbagliato per questa fase, dipende solo dal vostro gusto e dal buon senso nel decidere cosa far vedere nel video e quando farlo vedere. Due dritte semplici però. Uno è montare il video a tempo di musica, ovvero passare da un'inquadratura, quella successiva, ad ogni beat oppure battuta. Questo solitamente rende il tutto molto più scorrevole, ma soprattutto crea un legame logico imprescindibile tra video e audio, tra ciò che vediamo e ciò che sentiamo. Se avete difficoltà a riconoscere le battute o comunque a portare il tempo, la mia maestra di musica di terza elementare mi disse solo di fare caso al momento in cui spontaneamente mi veniva voglia di battere con il piede sul pavimento, ascoltando quindi una canzone. L'altro consiglio, non così scontato, è quello di far vedere le cose più importanti al momento giusto. Per esempio, se state facendo un assolo di chitarra in stile Eddie Van Halen, bene, indugiate più su quella ripresa piuttosto che sul cantante che in quel momento probabilmente si starà girando i pollici. Così il video della nuova cover è servito. Potreste anche sfiziarvi a fare dei picture in picture o split screen, cioè far comparire più riprese contemporaneamente. Anche in questo caso è super semplice, clicchiamo sulla clip che ci interessa in timeline, poi sull'icona a destra della toolbar modifica. A questo punto regoliamo la scala e la posizione per far vedere sia la ripresa che abbiamo appena modificato sia quella che si trova sotto in timeline. Ed ora, riguardo l'altro stile di riprese, qui avete davvero carta bianca, infatti vi serve solo il file audio della canzone e tutta una serie di clip da montare a vostro piacimento. Ovviamente questo metodo offre infinite libertà stilistiche, ma a mio personale gusto può tendere a essere relativamente noioso o comunque poco coinvolgente se non gestito proprio alla grandissima. Direi che è forse una strategia che io riserverei più per videoclip di debutto di un singolo originale piuttosto che di una semplice video cover, per quanto possa essere bella. Però poi il mio consiglio alla fine è sempre il solito, troppo chiedere entrambe le cose. Infatti la soluzione stilisticamente più diffusa è avere una serie di playback della canzone da alternare con una carrellata di B-roll o comunque di
di clip secondarie per arricchire sia da un punto di vista tecnico che emozionale questo video. Anche per oggi è tutto, un grazie a Filmora 9 per aver reso possibile questa puntata. Troverete i link dei loro software qui in descrizione, proprio accanto a quelli dei nostri social per seguirci tutti gli altri giorni della settimana. Come sempre, questo è Teco Films, io sono Daniele e voi fate i bei video musicali.